Ma perché così zoom? Ah, svelato il barbatrucco, c'era lo zoom. Comunque, volevo sembrare tipo carina, ma è tutto tranne che carino sto robo. Sembra un uovo di Pasqua, cavolo. Sembrano due tubi attaccati a un uovo di Pasqua. Telecamera, come al solito, è storta. Perché io non riesco mai ad essere dritta nella mia vita? Vorrei essere più zoomata sul mio faccione, forse. Ok. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Come state amici? Come state passando quarantena? Come state passando quarantena? Questa quarantena, spero tutto bene. Non so voi, ma continuerò a ripetervi che io sono piena fino a qua, fin sopra i capelli, di cose da fare, che ovviamente non faccio, quindi rimando, e quindi sono ancora piena di robe. E quindi è tutto un casino e non ho un minimo di tempo libero. Però comunque perdo lo stesso tempo, quindi il tempo libero ce l'ho, me lo creo, semplicemente non facendo le cose. Vabbè, insomma, avete capito. Tra studio e tutto, diciamo che dovrei organizzarmi meglio. Giuro solennemente che imparerò ad organizzarmi meglio. Ma io non lo faccio apposta, cioè non sono una persona cattiva. È proprio, non riesco, dopo un po' la pigrizia è al sopravvento. A parte il fatto che oggi mi sono anche vestita abbastanza carina, anche sotto non ho il pantalone e il pigiama, ma dei veri shorts. Ho messo questa specie di body che è scomodo come la vita, perché io faccio così e si alza, e quindi sembro tipo l'angioletto nelle recite di Natale. Invece no, dovrebbero star giù, quindi continuerò a tirarli giù. Quindi tutto il video, se vedrete me sistemarmi i capelli, perché una volta ce li avrò dietro e poi dirò no, sembro un uovo di Pasqua. Avanti, un uovo di Pasqua con due codini. Però vabbè, insomma, avete capito i veri problemi della vita. Poi perdo capelli, non so, sto davvero andando in menopausa, ragazzi. Come sicuramente avrete visto dalla copertina e letto dal titolo, ce l'ho fatta a dirlo ieri, oggi vi porterò l'attesissimo room tour. Dato che non so quanti, pure il Papa mi ha mandato un'email dicendo ti prego fai il room tour. Cioè me l'ha chiesto chiunque, pure Leonardo DiCaprio, Johnny Depp e la Barbara D'Urso in diretta mondiale. Ho deciso di farlo. Allora, diciamo che la mia camera a me piace, comunque rispetto a quando ero più piccola, che era un po' una scarpa, una ciabatta, perché ovviamente avevo tolto di mobili, avevo riverniciato, insomma, è migliorata moltissimo. Ci sono ancora delle modifiche da fare, tipo ad esempio questo coso qua. Vi farò tutto un tour generale e poi scenderò un pochino più nel dettaglio. Allora, non è una magione, non è il castello sforzesco, però comunque accogliente, a me piace, è carina. Ecco, mi piacerebbe magari un letto matrimoniale, un bel baldacchino, un pochino di spazio in più, però insomma non ci lamentiamo. E niente, spero che questo video vi piaccia e bando alle ciance, iniziamo subito. Allora amici, questa è la porta d'ingresso, è di legno e in realtà né a me né a mia mamma impazzire, le vorremmo tutte bianche, però vabbè. E la maniglia è scassata, perché poi vi spiegherò dal momento che la Nadia mi ha sequestrato la chiave come io chiudo la porta, e dal momento che utilizzo questo metodo alternativo ho distrutto la maniglia. Però vabbè, insomma, non c'è niente che non si possa riparare, il problema è che si rischia sempre di rimanere chiusi dentro o fuori. C'è sempre questo rischio, ma a noi piace essere avventurieri, insomma, un po' coraggiosi, un po' correre il pericolo. Qui, non so perché, c'è questa foto che ormai è di un bel po' di anni fa, in realtà. Molto piccolina. È una foto in bianco e nero, e a parte che è mezza distrutta, con anche lo scotch, il tape colorato che è mezzo rotto, si può notare che avevo un nasino, dov'è qua? Un nasino abbastanza carino. E vabbè, qua vi interesserà ben poco. Ci sono gli interruttori, perché di fianco alla camera ho il bagno. Adesso vi lascerò entrare nel mio mondo fatato. Può subito notare il termosifone, una cosa che non so come si chiami, e due quadretti. Un quadro, una tela, così si può chiamare, che ho fatto stampare. Ed è una foto che ho scattato 2 o 3 anni fa insieme alla Lea, come si può ben vedere. Questa è la Lea, questa io. D'acqua con la GoPro, volevamo fare un po', insomma, le esotiche, le misteriose. Solamente che c'è ancora il cosino appeso dietro e dovrei appenderla, però in camera mia non
non c'è tanto spazio per i quadri. Quindi per ora l'ho appoggiata qui e l'ho tipo scovata ripulendo la stanza. Quindi è da tipo un 2 settimane che ce l'ho qui fuori. Questo invece che è un quadro un pochino più grande ed è un vecchio quadro che ha preso il mio papà in un negozio di antiquariato. E dal momento che io facevo appunto scherma, per chi non lo sapesse, hai le varie posizioni. È in francese se non sbaglio. E è abbastanza carino, mi piace molto anche perché si abbina insomma con tutta la palette della stanza, con tutti i colori. Qui c'è il magnifico termosifone. Lasciamo perdere. Anche perché vi spiego, la mia stanza è abbastanza piccolina perché mio papà, quando appunto hanno costruito la casa, ha deciso, non si sa come, di voler allargare il bagno e diminuire la mia piccola stanzettina, che era già minuscola. Ogni volta che ci penso mi verrebbe voglia di strozzarlo, però vabbè. Quando si entra appunto, termosifone tutto, e sulla mia sinistra c'è l'armadio. Allora, l'armadio, come si sarà visto dai miei TikTok o comunque dai miei video, occupa tutta la parete, quindi dalla porta fino a là in fondo. Sono incapace, poi mi sta venendo il fiatone. Ho penato per averlo perché in realtà inizialmente io ne avevo uno grande come 3 ante del mio in questo momento. E tutto di qua avevo una scrivania piccolissima con libri ammucchiati, insomma uno schifo totale. E in quest'anta qui tengo tutte le cose estive più jeans, perché sì, ho un'organizzazione un po' particolare del mio armadio. A parte il fatto che qua ho distrutto la roba che ferma, però vabbè, l'ho praticamente staccata in tutte le altre due. L'unica è il condizionatore lì che mi impedisce di aprire completamente l'armadio, quindi non è che sia stato proprio studiato nel migliore dei modi, quindi più di così quest'anta non si apre. Ci sono delle scatole e non so neanche il perché. Ho un sacco di spazio da utilizzare, ma guardatemi in faccia, avrete capito tutto. E qua ho tutti vestiti barra cose estive, camicetta, parte tra virgolette estiva. Qui c'è tutta la mia sezione preferita nella vita, i pantaloni. Nella parte invece centrale, le 2 ante centrali, non ci sono dei vestiti. Tada! Qui ci sono un pochino più di cose. Questi sono sempre dei cassettoni che si abbinano, rotti. Qui ho messo dei cassettoni che sono un po' comodi. Qua ho i fermaporte. Qua invece ho tutta la parte più artistica, diciamo. Ho la vernice verde, dei profumi. Sempre di qui ho invece tutto quello che riguarda le unghie, quindi smalto, unghie finte, acetoni vari, taglia unghie. Qui appunto ho solo il computer, questa è una roba che serve per pulire il computer. Qua sopra invece ho le cuffie da gamer che utilizzo di solito per col computer, per il caricatore del computer, le ricariche, la Polaroid. Tengo altri cerchietti, vabbè questo è un pom-pom, non chiedetemi perché sia lì, delle cose per i capelli. Qui dentro invece ho una cassettiera e questa cosina carina. Qui tengo la parte del gioiellame, insomma come vogliamo chiamarla. Ho di tutto e di più. L'ho messa in questa scatola per sembrare ordinata, ma ho davvero di tutto. A parte che ci sono sempre le scatole, qui c'è il mio porta ring light. Il porta ring light, ho capelli ovunque. Questo è il mio porta cavalletto. Qua invece non so cosa ci sia dentro e non so cosa ci sia dentro. Qua ho le lenzuola e questo che non so come si chiami. Di solito ci appendo o le cose che ho tirato fuori, tipo questa camicettina qui. Quelle rare volte quando decido la sera di preparare le cose per scuola, appendo qua tutti i vestiti ed è comodo. È un po' come la prima, solamente che ci sono più le cose invernali. Là sopra sempre scatole. Mi sento un botto con le fashion blogger. Ragazzi, benvenuti nella mia casa, che hanno tutte le case della Madonna. Però ok, cerco di spiegarvi nel modo più dettagliato la mia camera, anche abbastanza in modo divertente. Di qua invece abbiamo il ponte, che ho, raga, ho penato le pene dell'inferno. Vabbè, ho penato letteralmente le pene dell'inferno per averlo. Anche perché erano arrivati, me l'avevano montato, solamente che era più lungo, avevano sbagliato. Quindi ho aspettato tipo 4 mesi per avere sto coso. E me lo sognavo pure di notte. Quando mi è arrivato ero super eccitata. E mi pare mi sia arrivato tipo 3 anni fa. 3 anni fa. Quindi non è da tantissimo che ce l'ho io. Questa è la parte, diciamo, che mi piace tantissimo. E qua ci sono, qua sotto, dei cassettoni. E qua tutta la libreria dove ho sistemato i libri. Perché è tutto così storto? Qui ho appunto ho i cassettoni, qui ho la biancheria intima, qui ho le calze, qua ho sempre, ho delle calze morbide che utilizzo per stare in casa, canottiere, reggipetto dal momento che io sono piatta. Qui invece ho le decorazioni che di solito utilizzo per la camera. Qui ho questa specie di cosino, un porta cose, dove c'è scritto segnalibri, il mitico telecomando del come si chiama, del condizionatore.
degli appendicosi che non ho appeso, i libri messi a caso. In realtà vanno dal mio autore preferito, che è Alessandro D'Avenia, fino ai Divergent. Come vedete dietro ci sono anche degli altri libri, delle cose che non leggo mai, libri che ho già letto e dei dizionari, quelli che sono un pochino più vecchiotti. Se saliamo invece troviamo tutta la parte scuola, tutti i miei quaderni, alcuni libri perché molti io ce li ho su online appunto, il vocabolario Lil che mi salva la vita, l'astuccio e dei quadernoni che mi servono. Salendo invece ho sistemato con questo specie di mappamondino super carino, poco rassicurante. Però rimbalza, ecco, cerchiamo di non romperlo e di non spaccare il pavimento. Ho delle stelline che ho comprato non so per cosa. Volevo farci delle creazioni ma non sono capace. Questi erano dei vecchi barattolini di caramelle che ho riciclato. Guardate, queste sono le mie creazioni super. Qua ci sono delle mollettine. E qua sempre due file, lì i libri più importanti, più grossi, con anche i due vocabolari. E qua questi libri di Skippy di quando ero piccola. E questi altri vari. Qua invece ho... delle cose che ho preso nelle varie città in cui sono stata, tipo Parigi, Copenaghen e Praga. E qui sempre due file, dizionari dietro ne ho un botto, mia nonna mi riempie di dizionari piena di enciclopedie. Sopra è vuoto, quello rosa è il mio vecchio quaderno delle poesie. Ah, inizia proprio il ponte. Qua sopra, come avete visto, vabbè, sistemato bene, qui ho i travestimenti vari con qui le... Aia! Aia, mi sono presa una testata! Qui, qua, questo qua arancione... Ho tutte le cose per le telecamere, per girare i video, cavi vari. Invece ci sono i miei documenti, alcuni dei miei documenti. Sto diventando una bambina grande. Ho messo il cambio di stagione perché, boh, ho deciso di farlo. Ho messo i maglioni, no, di qua. E di qua ho le sciarpe e i capelli più invernali. Di qua ho... Qui ancora tutto il cambio di stagione, sopra tutte le borse. Sopra invece, questo coso un po' a caso, ci ho messo una foto a casissimo, ci ho messo le luci a caso, lì si vede pure il coso, è bruttissima da vedere, è proprio orrendo. Volevo fare un po' l'artistica ma non mi riesce proprio benissimo e lì ci ho messo una stellina, cose che non accendo mai, eh. La foto del collegio che mi avevano inviato e ciocciac, insomma è la parte più inutile però carina. Qui invece un libro che ho finito di leggere un po' di tempo fa, un'altra foto con la cocca che è il cane della Lea. E qui invece poi mia mamma mi ha preso questo coso, che è tipo comodino, dove tengo una mascherina che non utilizzo mai, quindi il senso non lo so, però mi sembrava tipo Tumblr, tipo da donna in carriera. I pacchetti di fazzoletti, le mie super cuffie, il caricatore del telefono che io non carico mai lì per paura delle onde, per vabbè, ho tutte delle mie teorie. E qua invece è una bustina dove tengo una roba per il naso per quando ho il raffreddore e degli altri fazzoletti. E qui invece ci ho attaccato tutte delle lucine che sono lunghe come c'è il letto ovviamente che ho rifatto, che so, mi sto impegnando a rifare tutti i giorni. Dormo ancora col piumino perché comunque fa freddo. Di sotto se si apre o esce fuori un letto per quando arrivano ospiti. Beh, il letto è così, singolo, una piazza, tristissimo. Queste lenzuola sono anche abbastanza carine. Seguono appunto le luci, qua ho tutte delle Polaroid, dei ricordi, dei momenti più belli. E anche qui, vabbè, qui ci sono un sacco di luci. E qua invece c'è questa bacheca. Ah, ragazzi, io sono... Lì c'è lo scotch perché io attaccavo prima tutto con lo scotch. Adesso sono... Vabbè, ancora adesso. Però ce l'avevo messo marrone, insomma, faceva abbastanza schifo. Invece ho attaccato questa cosa con le mie mani, perché ho fatto io due fori. Ovviamente tutto molto alla spartana, tutto molto a sentimento, perché non ho neanche calcolato la distanza, messo un po' a caso. Cioè, i chiodi non li ho neanche allineati, quindi sono andata a sentimento e ce l'ho fatta senza bucare troppo il muro. To-do list di cose che dovrei fare, ma che non faccio mai. Questo porta penne, cose che mi sono creata io con... Sono già staccata, che trash! La vernice, i cartoni del tè, le penne colorate, qui alcune penne matite, i ghelli, gli evidenziatori, le penne indelebili o comunque quelle trasparenti, vari biglietti, tutti i vari post-it, carte, bello col piede, meraviglioso! Qua ho le cartelle e la Paolina mitica, meravigliosa, le ho trovate una sistemazione. E qui alcuni libri che non sono riuscita a conficcare là dentro. Enciclopedie di montagna, vocabolari e un sacco di dizionari, ragazzi, eppure sono così ignorante. Qui dentro in particolare... tutti degli adesivi. E lì invece ho tutti dei DVD di quando andavo all'asilo. Accendini tranquilli e un gel igienizzante per le mani. Tranquilli sono per accendere le candele. E qua sopra ho tutti dei post-it. Qui una candela che mi piaceva, che mi ha regalato Oxy per Natale, che ho finito. Ce n'è un'altra, un pezzo di questa. Questo invece è un barattolo che ho rubato giù in cucina e ci ho aggiunto queste cose che avevo comprato da Tiger. E mi piacevano, facevano anche questi un po' regalamento.
tutte le mie agende che inizio e non concludo mai. Una bellissima foto della comunione, io sdentata. Da sopra invece è marcio perché ho un lavoretto di quando ero piccola. Questa era una mia paura, questa è la mia paura in prigione. Devo dire prigione molto sicura perché sicuramente non scapperà mai. Di fianco invece ho la mitica finestra. Un po' posso urlare perché ci sono i miei vicini. Qua c'è il mio balconcino super triste, dove ci sono le piante che mi ha messo mio papà, marce. E niente ragazzi, questo era il tour della mia camera. Spero vi sia piaciuta, spero vi abbia tenuto compagnia. Insomma, che in qualche modo vi abbia strappato un sorriso in questo momento che sappiamo non è dei migliori. Sappiate che io vi voglio sempre bene, che su di me potete contare assolutissimamente. Che dire, io vi mando un grosso bacione. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche, non so dove sia qui sotto. E niente, noi ci vediamo per un prossimo video. Spero che farò un 24 ore comunque qualcosa un po' di pazzo, quindi aspettatemi. Niente, non vedo l'ora. Mando un prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!